tutto. Le mie No! Buongiorno, signore e signori, buongiorno dalle sedi legali, perché siamo in tribunale. Più di una. Sì, sì, dalle sedi legali a Piazza Affari di Milano. Se ci sentite bene, perché oggi sembra che mi segni il microfono in mono, spero non sia questo il problema. Buongiorno da Intail. Anche se vorremmo essere nuovamente in vacanza tutti. Ma noi siamo tornati apposta per fare il TG Road. Sono già stressato, Sara. No, non ti ci mettere, no, anche ti prego, te vieni in piscina, dai. Ma che piscina, ma cosa là? Andiamo fare con una hot tub. Sì, vabbè. Allora, buongiorno. 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 Siamo un totalone anche se manca una camera. Ma okay, ce la faccio. Ok, perfetto. C'era la bottiglia in mezzo alle balle. No, ma è bella la bottiglia di succo marcio. Ci sta. Ho scritto il mio nome sopra. Esatto. Buongiorno, grazie. Qua, succo marcio. Ma anche grazie del coso, del hype train. Beh, ci vuole un hype train per questo fantastico ritorno. Io non ero mai stata in questa location per il TG Road. No, è vero, no, è vero. Così. Tanto meno in moto, ma sono felice perché finalmente posso fare le live in mutande. È vero, no, ma guarda, allora, non era mai stata in questa location allo stesso tempo di quanto è canonica Ahsoka Catano incastrata a forza nella trilogia, inserita dopo, ovviamente, nella, cos'era, in Clone Wars. Che tipo nel film l'inquadratura è qua, ma in Clone Wars faccio così e c'è Ahsoka Tano, ma non ci ho capito. Okay. Ahsoka Tano è waifu. Esatto. Comunque grazie all'Hype Train, ragazzi, ragazze, benvenuti, buongiorno in questo TG Rob estivo. Ma diciamoci la verità, chi è che vuole essere sull'internet in questi giorni di calda estate, soprattutto dopo una vacanza? Già ho letto qualcuno che ha scritto in chat, oggi finisco il lavoro, vado 2 settimane di vacanza, non ti permettere. 2 settimane? Non ti permettere 2 settimane. No. Qua siamo praticamente a malapena 5 giorni di vacanza e stiamo terribilmente terrificanti, praticamente. Sì, specie perché ci siamo scalati una montagna e non sapevamo di doverlo fare. Grande Carlo, salutava sempre. Ciao Carlo. Comunque ringraziamo qualcuno qua per aver generato questo hype train, partendo appunto da Veanur Axel Dragon Andra Yondum, che ci scrive: buongiorno vacanzieri, oggi appunto ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane di stop. Oh yes. Comunque ti auguro di passare almeno 2 buone settimane, perché ne abbiamo tutti bisogno, credimi. Sì, è J7, succede. Sì. J7 è Shaska e Zacquabyte me lo banni a Kist. No, bella Zacquabyte, come stai? Alle 14 finiscono 2 settimane di ferie, madonna. Sexy Rob, oh no, non c'è nessun Sexy Rob, ragazzi, c'è Wide Rob e basta. No. Manca solo Gian, poi si ritorna alla vecchia guerra con TG Rob. Oggi Gian non c'è, ma se mettiamo Gian qua ci parla di Tekken, questo è un problema, ragazzi. No, poverino che non è riuscito ad andare all'Evo. È vero, no, ci sono stati problemi, doveva partire anche per questa cosa qua. Sì, ma stanno cancellando i voli con una facilità assurda. Sì, è periodo anche per gli eventi, comunque ludici in generale, come ad esempio anche la questione del Giappone. Forse riapriranno le frontiere per i viaggi, a quanto ho capito. Ma guarda, un po'. Dovrebbero averle già aperte. Già aperte? No, cioè nel senso, il mio amico Paolo, lui doveva partire, sarebbe dovuto partire in questi giorni, tipo, si era preso aereo andata e ritorno, 1200 euro di aereo, gliel'hanno annullato. Grazie per il live train. Ah, grazie, abbiamo completato un livello Vabbè, in pratica la compagnia aerea gli ha detto: noi te lo annulliamo, ti facciamo il buono spesa, se te lo vuoi ricomprare, però adesso sono 3.400. Cioè, tu rendi il carburante. Ma tu renditi conto che tu spendi dei soldi e poi ti rimborsano in buono spesa, così sei fottuto. No, io li voglio i soldi. Esatto. No, ma poi poverino si era già cambiato gli euro in yen, quindi ha tutto ha tipo un po' di yen tanti depositati là, che non può usare finché non andrà di nuovo in Giappone. Poveraccio. F per Paolo. Vabbè, ma in generale per le waifu questo ed altro, ragazzi. L'abbiamo mandato a caccia di Marin Kitagawa. Vabbè, per quelle bubas non la troverà, però se ci va. No, ma infatti comunque per tutti coloro che devono partire fate attenzione, anche se sono viaggi tipo io voglio andare al Comic Con di cose, io voglio andare all'evento tot, rischiamo casini, anche perché ora tra Monkeypox, USA, Taiwan, Cina, Covid, tutto, insomma, guerra, yuhu.
come Pidgin Xenoblade, la vedo difficile, però è... Posso avere le tette gigantesche? Minchia, sì, le bubas. Comunque, ringraziamo ancora Timo Trix per l'altro sub, Vacui, che se hanno rinnovato la sabina. Addirittura Timo Trix è 39 mesi. Caspita, una forma di parmigiano. Esattamente. Rob, nuova classe su D&D. Che cosa posso essere io? La sfiga. Lo sfigato. Nuova classe. Dopo l'artificiere c'è lo sfigato. Sei il contabile, il ragioniere. Mamma mia. Che cazzo è qua? Aspetta, devo riprendere un attimino. Ok, di qua. Plot benissimo a sartoria, fa sempre bene trovarne di bella. Per osmosi ascoltate in ufficio TG Rob mentre lavorate fino alle 15. Se pensate che TG Rob duri fino alle 15, vi sbagliate di grosso. Oh. Da dove hai preso l'ispirazione per il cognome di Kenshi Rob? Era da una serie di nomi, cioè nomi e cognomi nordici, perché la storia di Kenshi, non so se si è capita, anche per le sue origini, essendo mezzo, diciamo, orientale, mezzo occidentale, c'è una storia legata a popoli che si incontrano, che si scontrano comunque. Ah, tipo i giapponesi e i brasiliani. Sì, ma non è brasiliano, comunque. Ma niente, Chicca... nel cuore lo è. Chicca Spettro dice che farà 3 settimane di ferie. Bestia, proprio bestia. Bestia. Hai no. Tutta la nostra stima, ma anche, anche invidia. Esatto. Ma non invidia normale, proprio invidia, Nvidia. Cioè sì. Una serie 4. Ma guarda, magari, non abbiamo manco quella. Immaginate di fare una maratona di G-Rob che dura 24 ore. Meglio mi ammazzo. No! No! Beh, come dire... No, Matvan, mi dissocio. Ci vorrebbero una cospicua quantità di sub nel sub goal. Sì, sì, per andare però a girare, a fare il TG dal Sud America. Negli studi di un vero TG. Immagini con... Sì. Avevo, dove lavoravo prima con Heroes, stavo praticamente vicino al cimitero maggiore, avevamo uno studio che era un cinema. Prendeva dentro gli uffici, c'era un cinema, per fare appunto anche i podcast, perché questo posto qua facevano le proiezioni aziendali. Tu sai quando investi un sacco di soldi, ma per cose noiosissime, tipo proiezioni su PowerPoint. Ecco, potevano permetterselo. Quindi c'era la parte con il palco, con dietro il green screen che potevi tirare giù, eccetera. Davanti c'erano le sedie fatte a spalti, però erano per le presentazioni. Beach. Sai che due coglioni quando invece puoi usarlo per fare dei podcast da paura, trasmissione, eccetera. No, ma sai come a chi ha pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane, ma questo è un'altra storia. Ed era il posto della pedana, posto là, esattamente quel posto lì. Però ragazzi, adesso so che non c'è, non è più, cioè non è che non è più in funzione salute, ma... Grazie. Mi pare che la società con cui lavoravo si è, diciamo, scisso con quei proprietari e adesso non so dove sono andati. Cazzarola per loro, va bene così. Grazie Legion per la nuova resabina. Comunque, oggi ci sono anche un po' di notizie relative al mondo dei videogiochi, perché non è che ci sia in realtà tantissimo. Beh, agosto sono tutti in ferie, anche EA, anche Activision, dormono tutti. Ovviamente, esatto, in no, questo... Le merdate in Blizzard non dormono mai. Esatto, ma in tutto questo io ovviamente mi rifiuto di considerare il trailer di Pokémon una notizia, perché letteralmente è benzina per gli incubi quella roba. Cioè io l'ho visto, ho detto... Cosa cazzo ho appena visto? Non voglio assolutamente rivedere quella roba lì. Ma anche no. Twitter l'ha visto. Ha visto il capo palestra di ghiaccio, ha cominciato a disegnarlo con le massive giga boobs. Sì, te. Peccato che è un maschietto. E quindi niente. Sì, sì, no, beh, la gente ci ha provato, insomma. Ci ha provato, così come Blizzard, che ha annunciato che non ci sarà un'altra beta prima dell'uscita di Overwatch 2. Comunque Blizzard sta facendo delle cose spettacolari. Deve esserci un reparto marketing atto a confondere le persone. E credo sia lo stesso reparto marketing di Nintendo quando fa uscire le nuove console, che poi sì. Uscire col nome successivo, ma sono meno potenti. Sarà in 320p. Esatto. 320, eh. Sì, sì. Cioè, tipo, però 70 fps a caso. Esatto. No, sì, beh, sì. Nintendo essere tipo, facciamo il nuovo Nintendo Switch 2, ma in realtà la gente deve capire che è meno performante dell'1 perché sarà light, ma potrai giocare solo i titoli 3DS da mezzanotte alle 4 del mattino. Un po' come quando devi prendere l'Apras che lo trovi solo il giovedì a mezzogiorno nella grotta. Esattamente. Ha senso, certo. Quindi in Blizzard hanno detto: come facciamo per poter vendere meno copie possibili di Overwatch, questo all'inizio, non far capire esattamente di cosa si tratta,
e confondere il più possibile i giocatori. Ma soprattutto garantire l'accesso alla beta col preacquisto e di beta non ne fai più. Esatto. Comunque ecco, se potete fatecelo sapere, perché Blizzard sta iniziando veramente a fare delle cose spettacolari, ragazzi. Ma come si fa a fare una ciotola con le ruote fatte così comunque? No, io allora ammetto che però devo avere ancora gli incubi quando ho visto il Pokémon moto, ma che non usa le ruote ma le zampe, sì, ma le ruote, cioè allora, è terrificante. Stai molto attento, perché quei Pokémon rappresentano il passato e il futuro, così come la waifu e il Chad, Giga Chad, sì, che vende le criptovalute, no? Ci sono Momo e il Giga Chad. Ok, okay. Lei rappresenta il passato, lui il futuro, quindi nella versione Scarlatto ci sarà il Pokémon antico, quindi sia le ruote, ma si affida ancora alle zampe per il moto. Sì, ma hai visto che è terrificante, è mostruosa quella cosa lì. Vabbè, ma tanto lo compro lo stesso. Pensiero di chiunque acquisterà il nuovo Pokémon. Io non vedo l'ora di andare a scarpinare per finta e prendere tutto ciò che si muove. Sì, ma tanto è letteralmente uguale al precedente, solo che ammetteranno un Pokémon nuovo. Cioè, allora, a livello tecnico non mi pare ci siano stati grandi passi avanti. Beh, no? quello te lo saprò dire appena ci gioco, nel senso che vabbè, hanno aggiunto i Pokémon gioiello, fanno abbastanza cagare visivamente, sono abbastanza bruttini, però sti cazzi, cioè... Ma il fatto è che... Tanto l'importante è che escano le carte super mega holo, così compriamo anche quelle. Il fatto è che non sono esteticamente brutti, ma quando l'ho visto in movimento... ho vomitato. Ah beh sì, ma cioè, quelli di frame pure nel trailer, quelli sono fedeli a ciò che uscirà poi. E che mi dispiace, perché veramente, vabbè, sarà ovviamente il record di vendite e tutto, mettiamocele tutte, perché ogni volta che esce un Pokémon può anche cambiare un pixel, la gente lo compra, quello è alla base di tutto, ma il concept estetico di quei Pokémon a ruote è bello, il problema è come si muovono, perché vedere quello che ha le ruote ma si affida alle gambe è terrificante, è mostruoso, è come vedere il primo Sonic dei film. No, i Flintstone. È la macchina. Sì, ma mio Dio, cioè proprio no. Cioè, poi hanno messo ovviamente il cagnetto, quello là con le ciambelle al posto del corpo, come si chiama? Donut. Quel coso là per attirare. Il cagnolino con le ciambelle al posto. È come le chonk. Beh, le chonk è le chonk. È utile come le chonk, Pokémon Swarovski. Contro Pokémon Pandora, cos'è questa cosa? Swarovski versus Pandora, praticamente. No, però boh, vabbè, sarà sicuramente comunque un record di vendite come ogni volta. Ma sarà, sì, ci sarà sicuramente una storia che pare accattivante, poi alla fine butteranno tutto in merda, come è stato in Spada e Scudo, che cioè l'incipit era carino, nel mezzo c'è niente, poi alla fine c'è una sottotrama con il rivale che è stupenda. Cioè proprio bello, niente, bello. Quindi se volete un Pokémon con la trama bella dovete giocarvi tipo bianco e nero e basta. No, beh, ma infatti quel Pokémon Ciambella è il mio più grande incubo, maledetto aborto. Ma non li ho ancora visti, a parte lui, quelli nuovi. No, i ragazzi, ci sono altri tipo topini carini. Sì, ma vediamo chi mettere in squadra, cioè io purtroppo, guarda, io ci memo sopra, ma i ragazzi sono fuori dai giochi di Pokémon dall'inizio della seconda season. No, ma raga, ma basta, cioè nel senso, io dopo Ash Ketchup della prima season di Pokémon, parlo quindi dell'edizione 96, ho chiuso, cioè già la seconda ondata di Pokémon ho detto basta, ma perché non ce la facevo più già stargli dietro? Il problema è che ma ora come, siamo... Ma non vuoi imparare mille nomi? Ma io non accetterò mai che oggigiorno ci sono ancora i cartoni animati o in generale le avventure con Ash che ha Pikachu a livello 99.999, che è manco un'evocazione di Final Fantasy VIII, che dovrebbe solo con lo sguardo nuclearizzare una città e ancora prende cazzotti da chiunque. E non l'ha ancora evoluto, ma soprattutto ma ci sta questa che... stagione di Pokémon dell'anime potrebbe essere l'ultima. Non ci crederò mai, guarda, ma nemmeno... Guarda, la Lega. Ah? Sta affrontando la Lega, Ash. Non succederà mai. Dopo la Lega si accorgerà, dai, che in realtà ci prude il culo. Ma no, ma alla fine gli pruderà il culo. Tornerà nuovamente a viaggiare a trovare un Pidgey. Lascerà libero Charizard. No, troverà un Pidgey che corcherà nuovamente di botte Pikachu e si tornerà da capo. Cioè, in realtà, quel Pikachu dovrebbe essere l'incubo di qualsiasi allenatore. Cioè, è quello il problema. Ha già battuto la Lega con Alola. È vero, mi ero dimenticata. Quindi, capito? Cioè, è un incubo che si ripete. La verità è che c'è quel Pokémon strano là che si fa la madre, punto. Cioè, non... Mr. Mime. Sicuro, sì. Sicuro, raga. Mr. Mime si fa la madre di Ash, cioè sicuro. Insieme al professor Oak.
Questo è già sito arancione, signori. Molto grave, molto molto grave. Cosa ne pensate di Digimon? E i Digimon, ragazzi... È tutt'altra cosa. Non li vedo da una vita anche quelli. Cioè, li vedevo su Rai 2, quindi al tempo dei Pokémon. E nessuno li capiva perché erano considerati la brutta copia dei Pokémon. Diciamo che sono arrivati dopo, ma credo che forse l'anime sia più vecchio. Mm-hmm. O comunque uscito lì. Sai che... Tipo da me, meno della mia scuola di quando ero bambina, tutti guardavano i Pokémon e se guardavi i Digimon eri un traditore, quindi sì. Io non li ho mai guardati. Poi un giorno d'estate, sneaky, hanno fatto le repliche, io l'ho guardato tutto, raga, Digimon è bellissimo. Ma sono quelle cose che si riscoprono dopo, come Mr. Baffetto in Calabria, uguale. Cosa? No, mi dissocio. Digimon tratta tematiche anche più pesanti, no, ma è vero, ma sono... Sì. Sono molte cose che le persone riscoprono dopo, anche con anime, film, roba del genere, che ovviamente al periodo magari in base al trend non vengono calcolate di pezza, perché Digimon era una di quelle cose super bistrattate proprio perché dicevano «Ah, guarda, vuole essere come Pokémon, ma non ce la fa». Non ha lo stesso mordente, proprio, è un'altra cosa. È tutt'altra cosa, è vero, sì, ci sono i mostri tascabili, ma non c'è la... Cioè, tascabili, no, non sono neanche tascabili. Pocket Monster, nel senso che comunque c'è il Companion che ti segue. Il Companion è uno, non è che ne hai tanti. Tu sei il digiprescelto, c'hai il tuo picciuccino che si evolve, ma poi torna piccolino alla fine. Sì, avevano le digi mega ultra evoluzioni. Hanno lo stadio delle evoluzioni che sbloccavano in determinati momenti, ma solo se... E poi comunque... Se si sforzavano troppo, tornavano anche alla versione baby. Sì, sì, sì. Che erano quelli proprio minuscoli. Gli Smull. Quelle palline con le orecchie, no? Quelle cose lì. No, beh, comunque... Primo Isekai. vero! No, io ho apprezzato invece, tipo in Hunter x Hunter, quando decidono di andare dentro un Isekai e poi uscirne. C'è proprio un'intera season dedicata all'Isekai. Sì, tu finisci nell'Isekai delle tettone ed esci? Ma io non ce l'ho mai. Cioè, nel momento in cui vado in Isekai con le tettone... Sì, troviamo nella tua stanza lì con l'Oculus... Tutto morto, tutto secco, così. Tutto profumato. Madonna. Vado lì di cos'era Quintessential Quintuplets? Cioè... Ah, sì, certo. Sei la tua preferita. Ma in realtà, no, allora, non mi fa impazzire di gioia l'anime, lo vedo molto lento. Però credo che la tizia con le cuffie per ora sia. Miku. È l'altra, quella con i capelli corti. Ah, sì, la Corvis. Sì, no, ma non è. È perché mi sembra molto neutrale per ora. Poi vabbè, che, sì, poi... che gestisca la camera da letto come la gestisce Simone, con un altro discorso. Cioè. Beh, è waifu. No, mi avete ricordato Zoro, l'altra perla dimenticata. Ma c'erano altri Pocket Monster? C'era Monster Rancher. Monster Rancher, è vero. C'era, oddio, Medarot, ma non so se è assimilabile al genere. Non lo so, no, non di cose con i Pocket Bestie io sinceramente non ho grande affinità. Mix Masters, dicono. Non lo conosco, non proprio. So. Hantic. No, raga, non conosco. L'unica cosa che ha a che fare con mostri. Antic, mamma mia, che bello! No, non conosco. Rainbow Studio. Stato fatto dai Rainbow. Igenio Staffi, sempre. Oh no, mio fratello forse ci ha lavorato. No, mio fratello è entrato in Rainbow. È animazione pura quello, non so poi. Ok, no, mio fratello è entrato in Rainbow quando lavoravano sulle Winx e sul film delle Winx. Quindi probabilmente era lo stesso periodo. No, Antic è fico, in realtà. Più recente dicono Yo-Kai Watch. Io una innamorata roba... di Dante. Come sempre. Dante's Inferno, no? No, Antic, no. Fico italianissimo. No, non mi ricordo Antic, ragazzi. Della serie TV, metà attori e metà disegno, dove i protagonisti erano musicisti. Cosa? No. Mushi King, dicono. Mushi King, certo. Isekai Popposo, guarda Harem in Labyrinth at the End of the World. Mi sa che ieri l'ho visto nei titoli di Crunchyroll. Ah, sì. Sì, 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 sì. Antic è bellissimo, dicono. Dante Best Diff. No! Mi sa che mi sta uccidendo un pochino il clima, poi... Ah sì? Cosa faccio? Lo sì, alzo? Sì, no, spegno un po', che sennò poi mi trovano come Stephen Hawking, direttamente. Comunque, io direi di leggerci la prima notizia, sennò poi troviamo la gente che ci dice non è più il TG Rob perché non si parla più delle notizie che dici. Parliamo di una cosa. Dice, chi è? Dice qualcuno che ha tentato... Come il libro? Ha tentato oggi è TG Rob più che mai. Ci sono io e va bene così. Parliamo della prima cosa gravissima, ma proprio grave, che è stato da un po' di giorni ormai, da fine luglio, è stato rimosso l'iconico di Roblox a causa dei problemi di copyright, ragazzi. Quindi non c'è più un
Roblox ha annunciato di aver rimosso l'iconico suono che caratterizza la morte di un personaggio a causa di problemi di copyright. Ma è terrificante. Possiamo avere un uff in chat? Un uff in chat, ragazzi. Roblox ha recentemente ricevuto un aggiornamento che, tra le altre cose, aspetta, però voglio fare una cosa prima, perché ho paura che non sia attiva la camera cosa 2. Cosa ho fatto? Aspetta, fatemi fare questo. Okay. Ciao. Ha recentemente ricevuto un aggiornamento che, tra le altre cose, ha rimosso l'iconico sound oof che caratterizza la morte di un personaggio in gioco, diventato col tempo un segno di riconoscimento importante per il cervello gioco piattaforma. Immagino che le azioni di Roblox siano crollate, perché se non lo sapete, Roblox è quotata in borsa. Uff. Perché Roblox è diventato letteralmente un motore di gioco per altri sviluppatori, tra cui BattleBeat, che io ho provato, è veramente molto molto bello. Come riferito dalla stessa Roblox Corp su Twitter, la compagnia ha dovuto eliminare il tipico suono del gioco a causa di problemi emersi con i copyright legati a tale clip audio, sostituito ora con un nuovo effetto posto come default per l'eliminazione dei personaggi in Roblox. Madonna, terribile. Ti vai a entrare in Roblox e non senti più ma senti un'altra cosa. Esatto, no. Fallo sentire, per favore. No, questo è quello vecchio. No, che ci arrivano gli strike di copyright anche no. Lo sentiranno gli altri, credo. Di là in regia? No, lo sentiranno in live. La questione era parzialmente già nota. Il suono UF utilizzato da Roblox, no, il suono UF era in effetti creato da Tommy Tallarico, ex compositore storico dei videogiochi, nonché recentemente CEO della nuova Intellivision, che sta peraltro attraversando un periodo decisamente nero con la console Amico. Minchia, la console Amico di Intellivision. Il suono in questione venne originariamente creato per Messia, l'FPS è uscito nel 2000. Per Messia? Io ci ho perso la vita su Messia. Veramente, c'è UF in Messia. Messia l'hai giocato? Installalo adesso, no. Eri praticamente un angioletto, che però eri terribile perché ti impossessavi dei corpi dei nemici per fargli fare le azioni. Ah, io giocavo ad Avenging Spirit su Neo Geo, che era la stessa cosa. Bellissimo. Stessa cosa. Era molto però difficile. Era in 2D, cioè molto a scorrimento. No, questo era in 3D. Molto. Questo angiolettino che ti impossessavi delle, che so, le guardie. Era un po' come fare Hitman, ma con i corpi. Tipo, quello certo. Più in alto in grado accedeva alle porte più. No, certo, certo. Sì, sì, giocavo quello lì che era uguale. Stessa cosa, stesso concept comunque. Quando Tallarico si accorse dell'utilizzo del proprio asset, contattò Roblox Corp e raggiunse con questo nuovo accordo che prevedeva il pagamento di una royalty da $1 per l'uso del suono in qualsiasi creazione all'interno di Roblox, oltre all'accordo di sviluppare ulteriori asset sonori per il gioco. Qualcosa evidentemente deve essere cambiato nell'accordo, oppure questo è arrivato a conclusione visto che l'UF è stato eliminato di netto da Roblox con l'ultimo aggiornamento. Tra le recenti informazioni su Roblox abbiamo visto che un hacker ha pubblicato un documento rubato con informazioni personali sui creatori dei giochi. Greve, raga, grevissima sta cosa qua. Brutto, però beh, brutto, senza brutto. Più il UF non credo sia più Roblox. No. Roblox. Alla faccia dell'NFT, esatto. Basta che c'è che mi sia UF e lo trovi, ok. E vedi i profumi, raccontaci un po' la tua ultima ossessione. No, Matteo, guarda, è gravissimo. Allora, Robby è ossessionato dai profumi. No, raga, Se ne è comprati troppi. E quando è che lo facciamo diventare un influencer di fragranze, così la smette di comprare le case glieli manda? No, io ho un influencer di Tom Ford, ragazzi, con quello che costa Tom Ford. Il grevometro segna punte non indifferenti, esatto. Ma che profumo indossate? Io ho Alien di Mugler, ovviamente. Io ho Gucci Guilty. Bravo. Vabbè. Bello fresco Gucci Guilty. È ma comunque... Andiamo avanti. Ragazzi, ho squagliato, scusatemi, ma stanotte non ho chiuso occhio. Porca. Vengo al tuo posto. No, so veramente male. Mi sono svegliato alle 4, ho fatto due incubi e non ho più chiuso occhio fino alle 9, mamma mia. Non sono mai troppi, esatto. Versus Alex per la lore di TikTok. No, vabbè, Alex Parfum. Ma sto tavolo così spoglio, non ci sono più. Bella, Leo. Ciao Leo, è il tavolo da TG Robl questo, è visto? Il tavolo che non deve esserci casino mai più. mai più no, Alex, cioè Alex Parfum è molto sopra le righe, io non farei mai, ma anche perché ragazzi io non è che me ne intendo, mi piacciono, un giorno magari quando mi sentirò un po' più sicuro vi parlerò di Tom Ford Ombre Leather, comunque con... sa di pelle. Sì. Molto, molto. Sa di pelle, tipo di una Mercedes appena acquistata, appena apri la portiera senti... Ma fresco, perché l'eau de parfum ha quel tono un pochino più fresco rispetto al parfum. Sì. Comunque, molto Jimmy Choo uomo, devo provarlo. No, pareri Jimmy contrastanti Choo. Su Jimmy Choo. È il tavolo che non deve chiedere mai, esatto. Però,
mio preferito attualmente, tra i miei preferiti attualmente c'è Acqua di Gio Profumo, quello nero, molto, nero, mamma molto mia, buono, spettacularis. Comunque, seconda notizia, andiamo avanti con le notizie. Approvato il disegno di legge, attenzione, disegno di legge, non la legge, non proprio approvato, in funzione sulla Gazzetta, okay. Cioè, spiegamela questa, come la spiegheresti a un bambino dell'asilo, per favore. La professione di content creator sta per essere riconosciuta anche dalla legge. Il 14 luglio è stata approvata una proposta di emendamento che dà il via alla regolamentazione della professione di creator digitale. Lo scorso 29 giugno la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha ritenuto ammissibili le proposte di emendamento al DDL concorrenza proposte dagli onorevoli Valentina Barzotti, Vincenzo Bruno Bossio e Felice Maurizio Dettore. A Web Marketing Festival protagonista della discussione, che è quella tenuta da Giorgio, cavolo non ricordo il nome, è un ragazzo che conosco, vabbè. Le proposte di emendamento sono frutto di un dialogo tra istituzioni, esperti del settore e anche content creators in prima persona. In particolare il e i suoi esperti hanno fornito un terreno fertile per il confronto tra le diverse figure. Inoltre proprio l'ideatore del WMF, Cosmano Lombardo, è stato chiamato in audizione dalle istituzioni italiane per partecipare a fianco di altri esperti all'indagine conoscitiva, procedura di informazione del Parlamento volta ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività delle Camere. Questo mi spaventa non poco, ti dirò la verità, perché quando una cosa può passare dalla buona intenzione al mondo politico, che è estremamente dissociato dalla realtà che vive quotidiana, possono interpretare le cose in maniera un po' modificabile, quindi non lo so. Il documento finale riassuntivo dell'indagine è stato presentato in anteprima durante l'ultima edizione del WMF, che si è svolta a Rimini Fiera con l'intervento dell'onorevole Barzotti. Il documento fornisce un inquadramento storico della figura professionale del content creator, fin dai primi programmi per la monetizzazione dei video YouTube e un'analisi della cosiddetta creator economy, ovvero quell'economia che ha a che fare con la creazione di contenuti in generale, siano essi video, scritti o audio. Contiene anche una stima sul numero di creator digitali presenti in Italia e una sommaria distinzione tra i creativi digitali professionisti e amatoriali, oltre a un'ulteriore stima su quanto e come guadagnano i creativi digitali italiani. Quest'ultimo dato non è stato per nulla semplice da reperire e conferma della necessità di una regolamentazione della professione. Quali sono le proposte di emendamento? Le proposte di emendamento hanno i seguenti obiettivi: individuare i requisiti minimi e le competenze professionali che devono possedere i creatori di contenuti digitali. Questa cosa mi spaventa davvero tanto. Identificare gli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono. Riconoscere tutele e garanzie minime che i content creator italiani devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore e di altri stati europei. Identificare l'adeguato status fiscale e il codice Ateco di riferimento. Buona fortuna, i codici Ateco non vengono aggiornati dal 2007. Un anno dopo la presa di posizione di Facebook nel mondo, figurati quanto sono vecchi. Individuare le forme contrattuali coerenti e congruenti con le rispettive competenze. Ma chi li stipula queste forme contrattuali? Vabbè. Bravo! Approvazione ufficiale. Bravo! Il 14 luglio le proposte di emendamento al DDL concorrenza hanno ricevuto parere favorevole, facendo entrare ufficialmente l'emendamento Content Creators all'articolo 28 del DDL concorrenza con la seguente riformulazione del governo. Al comma 1, dopo la lettera L, aggiungere le seguenti. Cos'è? Una L o una I? No, una L. L bis. Non ci leggo. Individuazione di specifiche categorie di controlli per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta. LTR, previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme. È previsto quindi un duplice impegno del governo nell'includere questa nuova tipologia di lavoratore digitale all'interno di quel quadro, del quadro normativo, e nel costituire meccanismi di risoluzione delle controversie che possono rispondere velocemente alle problematiche che possono sorgere tra content creator e la piattaforma su cui operano. Non capisco però Cosa può accadere tra piattaforme che hanno sede in altri stati come gli Stati Uniti, quelli Twitch, YouTube, su cui paghi già le tasse? Sì, con la regolamentazione italiana, cioè a che punto intervengono e cosa dovrebbe accadere? Quello non capisco. Scusate ragazzi, c'ho la gola che ancora un po' mi va. Sai che ti è morta la tua camera? Come è morta la mia camera? Dicono che non ti si vede più. Perché? Ciao. È morta la mia camera. Via. Non è che si è staccato qualcosa? Non so. Guarda se... Non c'è più la luce verde, in effetti. Non è che non è attaccata la corrente? Come faccio a saperlo? Aspettate, ragazzi, un attimo.
cioè io non so dov'è collegata. Oh, un secondo, un attimo. No, mi sa, io non vedo il collegamento. Aspetta un po'. Metto il muto qua. Ok. Beh, dunque. Aspetta, eh. Dove vado? Mi metto qui. Almeno mi si vede. Tra le due, la differenza tra le due tassazioni le paghi tu? Boh, non lo so perché... E dovrei essere tornato. Ah, sì, è tornato. Ma vado a scatti. È un po' di nuovo una zona grigia stramba, nel senso che io alla dichiarazione dei redditi, al commercialista, porto effettivamente quello che è un CUD di Twitch, dove però appunto Twitch dice, oh, guardate che sta qua, le tasse le ha già pagate in USA, quindi... C'è questo guadagno dichiarato, ma le tasse sono già state pagate. E ed effettivamente non mi è mai arrivata una trambata in testa. Il problema è che non capisco, cioè questa legge che identifica in Italia, magari codice Ateco, eccetera. Allora, ci sta che tu abbia codice Ateco perché magari non rientri, non lo so, nella gestione separata dell'INPS che ha una quotazione fissa del 27,7. E che vuol dire, cioè... Che cosa sarà? Un vantaggio o mi massacrerai poiché è una figura nuova, ma esotica? L'importante è che non mi costringano ad aprire partita IVA. Non so, ma beh, di base se guadagni oltre un tot sì, devi farlo a prescindere. No, non succederà mai. Se superi 5.000 euro l'anno. No, però non succede, no, zero. L'importante è che non mi costringano a fare una cosa del genere, perché... Non lo so, vediamo. Lì non vale più la pena, purtroppo. Continuiamo a leggere, vediamo se si capisce qualcosa in più. Allora, è previsto quindi un duplice impegno del governo nell'includere questa nuova tipologia di lavoratore digitale all'interno del quadro normativo e nelle costituzioni. Meccanismi di risoluzione delle controversie che possono rispondere velocemente alle problematiche che possono sorgere tra content creator e piattaforma. Perché c'è la mail aperta? Ma Dio Bonino, ma che sta succedendo? Mi si sta ribellando, che cazzo è? Skynet, Dio Bono? Ok, che c'entra Taylor Swift? Vai via. Okay. Cosa? Non lo so. Un ringraziamento particolare va agli esponenti del governo e del Parlamento. Vabbè, sinceramente fare ringraziamenti ai parlamentari a me non mi interessa, scusate. Ma... No, bene. Assolutamente. Si tratta di una vittoria per il settore digitale italiano e porterà significativi miglioramenti per i creatori di contenuti digitali. Questo lo dite voi. Questo lo dite voi, raga. Questo risultato però, perché la zona, il problema manca sempre, la dicitura all'interno delle zone grigie. Perché sì. Se tu mi fai una legge per, cazzo ne so, il lion, il power di turno, ma il poraccio che sta a metà tra il non sono nessuno ma sto andando verso il qualcuno mi guarda, finire in quelle zone grigie in cui vieni magari distrutto da una legge che ha qualche ammanco, lì è molto molto brutta, ragazzi. Vediamo cosa passa poi, perché tanto è solo un disegno, ragazzi, esatto. Non è che è già... Si tratta di una vittoria per il settore digitale italiano e porterà significativi miglioramenti per i creatori di contenuti digitali. Vabbè, raga, allora non so, scusate, c'è qualcosa che non va con la camera. Ma spengo e la riaccendo? Prova, ma si spegne subito. Non vorrei che si stia tipo surriscaldando la camera a sto punto. Devo chiedere a lui. Non mi pare proprio. E là c'è qualcosa che non va. Prova. Allora, fa la lucina rossa, adesso è verde. Ma se si rispegne. Boh. La controllerò. Il team di esperti del WMF, infatti, già lavora per continuare il suo impegno di dialogo nelle sedi istituzionali con proposte di regolamentazione e di intervento legislativo, individuate anche da confronti con la community, tra cui una riduzione dei costi del lavoro delle imprese del settore per permettere maggiore competitività a livello internazionale in modo da attrarre professionisti stranieri e contrastare soprattutto la fuga dei talenti italiani. Porre le basi, cioè, praticamente stai chiedendo fate pagare meno tasse ai content creator, tutto qua. Sì, dai. Porre le basi, però, in questo caso io ti dico, bella, bellissima idea, ovviamente, ma quando sei un mega content creator che fa 50.000 euro al mese, tipo un blur o roba del genere... Non è un problema mio. Capito? Cioè, se ha vantaggi vuol dire vorrei che vorrei che fosse un problema mio. Allora mi fai una flat tax su questa cosa. Porre le basi per costituire dei contratti collettivi nazionali del lavoro, CCNL per i lavoratori del settore che risponde alle esigenze di aziende e lavoratori. Ma chi? Cioè, a chi devi assumere col CCNL? Se io dipendo da Twitch. Se io sono un content creator su Twitch e faccio Twitch, quindi sono un lavoratore autonomo, che guadagna tanto, chi cazzo me lo deve fare il CCNL a me? Twitch Italia, che è una succursale? Non lo so. L'individuazione di meccanismi adeguati e innovativi che vadano al passo con le modalità organizzative aziendali attuali, trasversali e flessibili, lontane dal sistema di contratti di lavoro a livelli. La creazione di un nuovo codice Ateco per la divisione di professionalità emerse in ambito digital and tech, quello sì, ma perché non vanno avanti al 2007. Vabbè, non vado lo so. Un attimo a sentire Luca per la cam. È nuovamente saltata? Sì, continua pure. Ovviamente. Sì, no, ragazzi, scusate, ma la camera non so che abbia. Non so proprio che abbia.
c'è qualcosa che non va, no? Questa è una novità, mi scusate, la stella fortuna di Rob, ovviamente. Benvenuti in questo nuovo podcast, Rob con sedia vuota e succo. Beh, no, comunque, provate a soffiare, esatta, la cassetta uso tipo le vecchie console, con l'Amiga. No. Cosa? È Luca in call, sono entrata nell'inquadratura. No, non può venire. Non lo so, allora aspetta, proviamo a fare così. Allora, la spengo intanto. No, sì, spegnilo un attimo. Scusate ragazzi, vi tengo... Ma... Tu sei con il microfono acceso o spento? Adesso no, non è quello, non è quello. No, quello. Ok. Dovrebbe essere questo, ma se non funziona ragazzi... Dove va? E andrà dietro le... Vediamo... Andrà dietro le cose, le scenografie, ma... Eccolo lì. Proprio quello. Ma è lì. È spento? Che senso? La camera è spenta adesso, eh? Ah! Ah, già capito. Stavo usando la batteria. Mi sa proprio di sì. Mi sa che stavamo usando la batteria. Aspetta. No! Si vedono le bubas così, attento. No, vediamo. Te. Cos'è? No, non mi si vede, basta, non faccio più. Aspetta, fammi spegnere ste luci che non servono. Mi sa che praticamente... adesso mi sento... Mi sentite? Sì, è tutto sì. A posto. Praticamente era la batteria che era entrata in funzione perché c'era la ciabatta che tiene anche le altre luci spenta, ma lì sì, c'era anche il gesuita. Cambio di ciabatte. Posto, non succederà più. Questo lo dice lei. Sono felice. No, mi dissocio. No. Comunque, non lo so. Allora, io sono contento per tutto ciò che può essere innovazione e tutela, ragazzi. Della figura del content creator, ma soprattutto regolamentazione per quanto riguarda inserire una figura all'interno del meccanismo vecchissimo italiano che non venga tassata come altri tipi di operatori, perché dove è giusto che comunque magari un artigiano commerciante abbia una posizione, un dottore ne abbia un'altra, eccetera, il creatore di contenuti digitali, che tutt'oggi comunque rappresenta anche una grossa parte di creatività, una grossa parte anche di funzione sul territorio, come i lavoratori autonomi in generale, abbia un proprio posizionamento. Quello che mi spaventa, tuttavia, è che dal dire al fare ci di mezzo il mare, il motto esiste per un motivo, e quindi magari quelli dicono non sappiamo esattamente cos'è, schiaffali lì, pagano uno sproposito di tasse e sti cazzi, perché tanto ormai la legge è passata, dobbiamo pensare ad altro. Se i codici Ateco non vengono aggiornati al 2007, cioè dall'avanzamento dell'era del social network, quindi parliamo della nuova era del web 2.0, non c'è niente riguardo questa roba qua, parliamo dell'era della caduta di MySpace e l'inizio, l'inizio di Facebook. Cosa ci immaginiamo? Al 2007 al 2022, ragazzi, il mondo è letteralmente cambiato, il digitale. Quindi fare una legge per coloro che ora, i content creator, che adesso stanno iniziando a monetizzare anche in maniera molto pesante i social come Twitch, YouTube. YouTube addirittura è uno di quei social che sta venendo meno cagati dalle nuove generazioni, figuriamoci. Perché ora è tutto TikTok. Cioè, cosa mi devo aspettare dal governo? Che capisca praticamente più di 12 anni di contenuti? No, finché ci sono quelle vecchie carampane, cioè... Capito? Non credo. Quindi, ce ne sia uno sotto i 40 anni al governo. Capito? Che 40 anni ancora, 40 ancora anni potrebbe ancora capirlo, ma... 50, dai, no, 50 forse 40. Non lo so, 45. Non so. Mi spaventano un poco, sono molto sincero di ciò, capito? Boh, teniamoci aggiornati. TikTok è talmente usato, ragazzi, che dovete pensare che TikTok ha superato in termini di ricerca e di utilizzo Google e YouTube. Cioè, vi fa capire una prospettiva di qualcosa che è un fenomeno talmente grande a livello globale che è incalcolabile, almeno per ora. Poi, la più giovane è la Dadona, il governo, quanti anni ha? Che ne so. Avete qualcosa con i 40 anni? Ma va... No, sinceramente, proprio no. No, è che... Cioè, spero ce ne siano di più di quarantenni al governo a un certo punto. Che però c'era Carletto in chat, l'hai visto? Come c'era Carletto? Dove? Sei perso. No, dove? Sì, non c'è più. Come? No, ti ha scritto bravo. Ma dove? C'era. Ma dove? Te lo giuro, è passato. No, dai, ma è vero? Sì. Ma dai che devo cercarlo adesso, dove cazzo è? È ormai andato. Ho capito, ma dimmi dov'era. E boh, è su. Me lo dica. Me lo dica. 38 anni la tipa aveva. Vabbè, ma tra tutti. Ma già mai con My Friend è stata Adone almeno. No, mi dissocio. Guarda, ha scritto. Qua. Bravi. Qua, vengo a fartelo vedere. Ma cazzo è? Qua.
Ops, guarda. Dove? Dove cazzo è andato? Vedi che non è vero? No, è vero! Vedi che non è vero? No! No, è andato giù, bastardo. Bastardo. Aspetta, adesso te lo faccio. Ma dove cazzo è, Carlo? No, 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 certo. Ah, eccolo! Bravi! Ciao, Carlo. Ragazzi, Carlo Niedu Photography, seguitelo su Instagram. E anche Samuele salutiamo. Mi raccomando. A posto. Seguitelo su Instagram perché Carletto fa delle foto di Cristo. Speriamo di averlo qua presto. Con la sua faccetta pulita, vedi lei al governo e ci sistemi sta legge italiana. Io con la faccia pulita, madonna, ma mi vedi, cazzo? Sembro un DLC delle bestie di Satana, ragazzi. Io ne farò 38 il 9, mi sento vecchia, ma il governo non ci vado. Grande, l'aria, salutiamo sempre. Andiamo alla prossima notizia. Dai. Questa notizia fa un sacco ridere, ragazzi. Vai. Perché qualcuno ha ben deciso di spendere un po' di soldini su Diablo Immortal e di trovarsi con una trave nel deretano. Diablo Immortal, un giocatore spende $100,000 e non trova nessuno con cui giocare attraverso il matchmaking. Tu immagina poter spendere $100,000 equivalente per comprarsi una Tesla? Esatto, su Diablo Immortal, che è pure mobile. Io no, non lo so, ma io credo che a sto punto, vabbè. Un giocatore di Diablo Immortal ha speso $100,000 per il gioco e ora non riesce a trovare nessuno con cui giocare in matchmaking. Il creatore di contenuti JT's All Business sta ora discutendo un tentativo di ottenere da Blizzard un rimborso. Sì, aspetta, da Blizzard un rimborso per la spesa sostenuta che si è genitore ai $100,000. In un video lo streamer ha persino ammesso che sta pensando di rivolgersi a degli avvocati per risolvere la sua situazione piuttosto particolare. Non posso fare le cose per cui ho speso soldi per questo personaggio e non so quando le cose verranno effettivamente sistemate, ne so se verranno sistemate perché sono l'unico giocatore al mondo con questo problema, ha detto. Beh, questo, meno male che sei l'unico. Questo non è first world problem, questo è meno uno world problem. Ma infatti, se hai sti soldi da spendere, sei un coglione. Questa è la prima persona che ha finito un gioco pay to win, ci credi? Ha finito un... L'ha completato, è arrivato talmente in alto che è lui l'unico, cioè lui ha vinto un gioco free to play pay to win, un freemium. L'ha vinto, letteralmente lui ha ottenuto ciò per cui ha pagato. Doveva comprarmi una casa, invece li ha spesi su Diablo Immortal. Ma questo è lo stesso, io lo conosco sto qua, perché ho visto un video di Asmongold tempo fa e questo ha fatto un video contro, diciamo, discutendo la tesi di Asmongold, dicendo che lui si divertiva, perché lui veniva messo nei tier rank dove c'era altra gente che spendeva come lui e quindi era divertente fare il PvP. Cioè, opinabile? Molto, però ha dichiarato di aver già provato a contattare direttamente Blizzard attraverso i forum e Twitter in merito alla sua situazione, come se a Blizzard gliene fottesse qualcosa. Blizzard ha visto questa vacca enorme da mungere, ha detto guarda il gioco, cioè esattamente il tipo di persona per cui abbiamo creato questo gioco, ma per cui continuiamo a dire che te lo puoi godere anche senza pagare. Vero? Comunque adoro questo commento, può pagarci per giocare con lui. Capito, infatti l'azienda ha risposto dicendo di essere a conoscenza del problema. Ma poteva spendere un po' meno? No, questa gente... Non lo so. Questi sono esattamente, è l'obiettivo delle aziende, questo è il sogno di ogni azienda che fa giochi mobile, capito? È esattamente questo l'obiettivo delle aziende che allo stesso tempo ti dicono no, ma non c'è bisogno di spendere perché le cose le puoi ottenere in 13 anni... Ma le puoi ottenere. Però guarda, spendendo solo $8 puoi accorciare il tempo con cui puoi ottenere questa cosa. Ma se aggiungi anche altri $2 ti diamo un bonus. Ma se ne aggiungi altri 10 un altro piccolo bonus. E così via. Il mese scorso il boss di Blizzard, scritto sono un cretino, credo di sì. Il boss Blizzard Mike Ibarra ha difeso le controverse e microtransazioni di presenti in Diablo Immortal. In questa occasione Ibarra ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei giocatori non spende denaro all'interno del gioco. Guarda, è credibile quanto, non lo so, quanto un assassino che dice non aver commesso l'omicidio. La filosofia è sempre stata quella di puntare su un grande gameplay e fare in modo che centinaia di milioni di persone possano affrontare l'intera campagna senza alcun costo. Da questo punto di vista mi sento davvero bene come introduzione di Diablo, ha detto. Ma questa gente dorme sonni tranquilli, ragazzi. Certo. Dorme i migliori, fa le migliori minne queste persone qua, perché Diablo Immortal ha praticamente una struttura predatoria così ben congegnata da far impallidire i giochi cinesi, ragazzi. Cioè, ci sono talmente tante valute, talmente tanti sistemi di monetizzazione interna per l'avanzamento del proprio PG che gli analisti hanno detto questa è la cosa più predatoria che ci sia. Cioè, veramente paragonabile all'eroina è Diablo Immortal. Che tu puoi giocare, sì, senza spendere, senza far cose, ma non giochi al gioco.
praticamente. Non giochi al gioco inteso di, cioè non giochi al gioco inteso come completo, insomma. Ok. Lo giochi come un guarda, ottieni le cose che puoi ottenere durante la campagna single player, ma le cose fighe, proprio il gradino delle cose fighe accade nel momento in cui cominci a spendere. Okay. E il bello è che questa roba qua è basata anche sul tuo tenore di vita, sulla posizione del gioco in cui ti trovi, tipo se sei all'inizio, se sei alla fine. Se sei all'inizio sono solo pochi centesimi, ma se sei alla fine sono già un po' di euro. E in base a quanto spendi aumenta la spesa. Cioè è una... Cosa? È un sistema di... mamma mia, una roba terrificante. Porca casa. È letteralmente... cioè è un'introduzione proprio con un tutore alla ludopatia. No... Ma senza pagare non fai... Sembra tanto Destiny 2, ma Destiny 2 tu paghi il DLC. Poi sì, che Destiny 2 abbia anch'esso delle meccaniche un po' del cazzo, è vero, perché tipo ti costringe a comprare i DLC, poi dopo un po' i vecchi DLC vengono abbandonati, ma ci sono delle meccaniche differenti. E che Diablo Immortal è troppo, ragazzi, non è assolutamente fattibile, secondo me, una meccanica come quella di Diablo Immortal. Le cose non le ottieni mai se non paghi, è vero. Questo su Genshin ha tutti i PG a 6C, minchia, veramente. Però almeno Genshin, cioè non mi sento di dire nemmeno Genshin, perché Genshin è comunque un gacha, quindi in realtà spendono anche di più che su Diablo Immortal a livello mondiale, perché poi in Cina Genshin ha un grip veramente estremo. Però Diablo Immortal è la dichiarazione occidentale nel voler imitare la Cina, cioè è proprio... Sì. Le robe nuove di Blizzard mi fanno tutte paura, to be honest. Sì, fanno paura anche a me, infatti io non so cosa aspettarmi con Overwatch. Era uscito quella notizia, no? Quel sondaggio di Overwatch. Una notizia, in realtà, semplicemente... Quella della skin. Blizzard ha inviato un sondaggio ad alcune persone, credo più quelle che abbiano giocato alla beta, chiedendo, tra le tante domande, se queste persone fossero state disposte a spendere $45 per una skin di quelle non leggendaria di più. Tipo le cose relic su Apex Legends, quelle rosse, tipo... Forse? No, cioè, non è che le paghi, ti possono capitare quelle no. skin rosse? No, credo che quelle siano solo pagabili. Super esclusive, credo. Ma immagina pagare un gioco completo per una skin. Cioè, proprio il costo di un gioco completo, praticamente, una skin. Sì, ma guarda, come già succede su Call of Duty, però. Secondo me il destino di Overwatch è quello. Ma non gli basta un battle pass con le skin come su... ci sarà il battle pass. Meno male, però dico un però sistema più alla Fortnite, dove prendi il battle non pass... Non hanno ancora spiegato niente del battle pass, c'è poco o nulla. Però secondo me quelle lì da $45 non sono comprese. No, ma io, vabbè, allora, spero che sotto Microsoft si diano una regolata. Tecnicamente adesso Overwatch 2, per quel poco che è stato compreso, dovrebbe essere Battle Pass, quindi con le season, personaggi inseriti all'interno delle season, un po' come Apex Legends, quindi ogni season c'è un personaggio nuovo, spero, si spera. La Blizzard. Hanno già annunciato però le season di cosa, no? Sì, ma non ce la faranno mai a fare un personaggio nuovo per ogni season. Non dici che sarà sempre sgravato come Junkertown? Non ce l'hanno mai fatta, cioè in realtà più che altro Overwatch... Metti fuori un personaggio e devi bilanciare tutti gli altri. Con Apex Legends ce la fanno a starci dietro, ma con Overwatch ogni scorreggia che cambi su un personaggio devi bilanciare anche tutti gli altri. Sì. Letteralmente su Apex, quando esce un personaggio è... Per Apex è un Battle Royale, quindi sì, comunque... Sì, però inteso che comunque è un champion con delle abilità che comunque... Tipo esce la farfalla volante su Apex... che ha delle abilità che counterano sì. l'eroe uscito prima e così via, sì, così sì, via. Sì, sì. Su Overwatch invece esce questo personaggio che è un po' simile a questo, un po' simile a quello, fa anche la roba di quell'altro però. Il problema però è che appunto finché Apex è un vado per cazzi miei perché sono da solo, è un conto, ma Overwatch sei un team che deve bilanciarsi. Sì? Sì, no, è sì. Che era spenta la ciabatta, non lo sapevo, in alto, quindi andava a batteria la camera. Sì. Ah, No, vabbè, era giusto questa cosa qua. Tutto ok. Quindi, quando uscì The Unfist e Brigitte, ci fu un periodo di distruzione. Ma anche già con Junker Queen hanno detto, Ma lascia perdere, Anche già con Junker Queen, che l'hanno provata nella beta... Avrei voluto. Già rotta. Sì. Io gli sarei voluto far sedere in faccia. Da Io, tu l'avresti voluta rompere, minchia, credo. No, ma avrebbe rotto lei, sarei stato felice. Luca, sei questa immagine inquietante. Io? No, c'è cioè questa ombra lucosa.
No, però ecco, Overwatch 2 dovrebbe essere quindi Battle Pass più acquisto di eventuali skin, cioè il, la tecnica forte. Il pollaio che sento fuori dalla porta. Donne che parlano. Ah, women. Gasp. Stanno girando donne la serie. E perché io non ci sono? Perché? Sei qua a fare da comparsa maschi il film. No! Ah, patriarcato. No! Dei cari vecchi tempi. Ah? Vado a chiamare la Kennedy. Ok, no. Ciao. Comunque, sì, Overwatch quindi dovrebbe essere tecnicamente così: free to play, battle pass, eroi nuovi, season, sì, ed però, eventuali skin. Però appunto ripeto che la cosa delle skin mitiche era soltanto un sondaggio. Ma tanto lo sai come andrà, tu lo sai benissimo e come andrà. Tutti risponderanno no. Uno risponderà sì. Esatto, non e diranno, sono disposto ad acquistare. E Blizzard dirà, però la maggioranza ha detto sì. Cioè una persona, che magari è lo stesso stronzo di Diablo Immortal, probabile. E diranno, ce l'avete chiesto in tanti, tipo Liccardo, no? Ce l'avete chiesto in tanti ad adesso le skin a 50 euro. Ma non solo Liccardo, anche un altro che conosciamo fa così. Esattamente. Comunque, non è questo il punto. Secondo me dovrebbero tornare a fare come quando hanno fatto la skin di Mercy per finanziare la ricerca, no? Ah, no, peccato. La ricerca contro il cancro. E semplicemente lì erano 20 euro di skin che io ho speso più che volentieri e andavano tutti alla ricerca. Mettici 10 euro in più, ne dai 20 alla ricerca e 10 te li prendi tu, però io la skin la compro. Sì, scusate, ciao. Sono entrato a... Ciao Simone. Saluto tutti. Perché entrate tutti? Ciao, cosa beh. È successo? No, è che vi abbiamo visto da Twitch, ma non si può tipo ingrandire lei e ci ho provato. Sì, lo so, ma io passo ogni tanto, Simo, faccio anche questo. No. Ma io dico l'interfaccia quella totale. Ma sai perché? Perché la terza camera è spenta. La voglio adesso di mettermi a fare un doppialone. Che palle. No, prendi lei tipo le ingrandisce la Ho già fatto con quello in modo tale da mantenere almeno la qualità estetica. Sì. Non la camera è un po'. Vabbè, altrimenti è così, Sì, sì. E comunque io ho sempre proposto la skin di Torbjörn nudo per il cancro alla prostata, non è mai arrivata. Perché ricordatevi una cosa, se una cosa la sai fare bene, falla nudo. Sì, giusto? Giocare a Overwatch. Ah no, è vero, non sono brava. Devo giocare vestita, che peccato. Mi piace. No, ma sai quante views faresti? Però, vabbè, no. Quella è un'altra storia. No, però, no. Ma scusa, ma non puoi fare come fanno tutto in Twitch Italia? Parli di cazzi... mezza nuda e ti fai fributtare su YouTube ma dicendo che questo è nuovo content. Non sarebbe un problema se solo i cazzi non facessero così schifo. Vabbè, io mi dissocio, signor Twitch, da questa cosa. Corvis ha un suo canale e io... Corvis ha un suo canale e un suo orientamento tutto suo. Esattamente, quindi... che dico, mi ha dato il tour di Milano con papà Rosini, chiedono, ma Simone è già andato. Simone è già andato e solo venuto a criticare il nostro operato. Operandros. Comunque, no, beh... Ma io sono felice perché, guarda, c'è la bottiglia che finisce qui e qua c'è la chat. Io, cioè, proprio c'è sì. La chat. Sì, guarda. Sì, c'è vuoto, bello. Ma comunque, parlando del tizio di Diablo Immortal, io penso che se arrivi al punto da spendere 100.000 dollari in Diablo Immortal, perché, vabbè, intanto perché te lo puoi permettere, beato te. Io dico che se tu puoi spendere, vuol dire che puoi spendere davvero un sacco di soldi. Ma non pensi che magari c'hai qualche piccolo problema con la tua quotidianità? Cioè, essere talmente ricco da giustificare la ludopatia e dire agli altri come devono vivere la propria vita, vedi quello che è stato detto ad Asmongold dicendo no, Diablo Immortal è bello perché ci spendi e giochi con quelli come te, quindi vuol dire che tu hai trovato altre persone che hanno speso come te quando stavi ancora a 50.000 dollari, a 60.000 dollari, no? Quindi tu hai trovato altre persone, le cosiddette whale, le balene, no? Che spendono soldi e non... cioè... non ti rendi conto che probabilmente sei tipo una delle sei persone al mondo che se lo possono permettere e che sei anzi ancora più ricco di queste persone qua, che a tal punto che arrivi alla fine da solo perché non puoi fare più matchmaking perché sei troppo potente e ti lamenti che non trovi persone con cui giocare. Cioè, ma tu scusa, ma non hai letteralmente fatto quello che prevedeva il gioco? Cioè non hai speso così tanto da vincere? Free to play, pay to win. Pay to win, paga per vincere, hai vinto, hai finito il gioco. Ma non ha vinto niente. Ma infatti io dico, no, parlando nella sua mente, cioè parlando nella sua mentalità del cazzo, no? Hai vinto, quindi dovresti essere, ora dovresti stappare lo spumante e dire, ce l'ho fatta, ho vinto il gioco. Ma non è vero.
però è così. Non è così. Cioè, a livello proprio filosofico, non è così. Sei arrivato in cima alla catena alimentare, sei il... Sì, no, beh, mi sembra... Sei l'Andrew Tate di Diablo Immortal, sì, no? Sì, me lo vedo lì che tipo... E adesso? Esatto, sei tu da solo col mondo in fiamme intorno a te, che non c'è più e niente. E si lamenta pure che la software house non ha previsto un qualcosa. Matchmaking, un qualcosa per chi spende così tanto. Ma è un bene che non se lo fossero aspettato, credo. Ma anche il fatto che non ti possono pairare con persone anche volendo, perché se tu sei troppo potente con l'equipaggiamento e letteralmente con uno sguardo ari le persone. 10 persone o oh, non lo ma, so. Ma nemmeno, perché purtroppo ho visto gente giocare a Diablo Immortal e... che ha praticamente un po' ha pay to winato contro persone magari free o che hanno pagato di meno. Vengono letteralmente arate queste persone. Immagina quindi tu avere tutto l'armamentario endgame, qualsiasi cosa endgame con il massimo della leggendarietà, no, di ogni oggetto, entri in matchmaking anche con uno che ha speso 90.000, gli dai un soffio e lo uccidi, non c'è giocata, che lo metti contro i bot più forti di te? Mi viene in mente un altro gioco. No, mi veniva in mente quello stronzo in armatura atomica che ci ha asfaltati. Ah, su Fallout, sì. Dici? Vabbè. Ma tipo era a un livello che non ci stava più nel quadratino. Si tipo superava. Più di 1000, credo. Noi eravamo lì tipo... Sai che quando c'è l'esplosione atomica esce un po' di stronzi da uccidere? Noi eravamo lì tipo, dai, alleiamoci, facciamo fuori i mostri. È arrivato questo, ci ha uccisi tutti. Vabbè, la gente gioca così. Letteralmente Saitama. Era un glitch, non ha pagato niente questo qua. Perché... Sì, vabbè, ma su Fallout 76 ho visto anche quelli sganciare tipo contemporaneamente non so quante bombe atomiche hanno fatto crashare i server. Tipo. Hanno fatto bene. Che bello, ragazzi, che bello. Ma sono le 12 e io direi che le 12 sono e noi andiamo ai saluti. No! Bene, sì. Bene sì, perché questa edizione di TG Rob sapete che è una edizione un po' tipo flash news, poi con l'estate di mezzo, ragazzi, dobbiamo tutti quanti rilassarci un pochino. Ma io sono triste, non voglio andare via. Lo so, ma ci saranno altre occasions. Va bene, non abbiamo potuto parlare di un paio di cosine, che però vi dovrebbero far riflettere, ovvero Joker 2 è un musical. Mamma mia. E ci sarà Lady Gaga a interpretare Harley Quinn. Non andremo oltre. E DC, scusate, Warner Bros, credo. Sì, ci sta sia Supergirl che Batgirl. Batgirl, Supergirl e Scoob 2 sono stati cancellati nonostante le riprese siano state finite. Hanno speso probabilmente 90 milioni di dollari per ogni... Ma che, guarda un po' che peccato. Ha distrutto tutto. Non lo so, ragazzi. Queste leggetevele, magari ve ne parlerà Lucone su In Regia. Esatto. Se ci sarà mercoledì prossimo. E ricordiamo che siamo un po' con dei cambiamenti in ballo qui. Siamo cotti studio. Con cambiamenti siamo in cotti, estate. Dobbiamo fare un traslochino probabilmente. Sì, un po' di roba. Dobbiamo mettere a posto lo studio. Esattamente. Poi vabbè, c'è Ferragosto, ci sono un po' di cose in mezzo. Ricordiamo gli appuntamenti, quindi, esatto. Che iniziamo dal lunedì con il Rewatch, ovviamente, se poi tutto va bene, ragazzi, mercoledì in regia, venerdì il TG Rob, cioè stiamo un attimino riducendo le cosine all'osso, anche perché in vista di settembre, probabilmente Luca l'ha già annunciato, ci saranno un po' di novità anche dal punto di vista del GDR. Tutto questo, ovviamente, questa sorta di smorzamento, passatemi il termine, dei contenuti adesso, viene fatto in vista, ovviamente, della nuova stagione. Sapete, non è un mistero che arriverà Luxastra, la nuova stagione, nel periodo invernale, credo, no, non invernale, poco prima, perché se tutto va bene abbiamo le presentazioni a Luca e così via. Tante nuove novità nuove a settembre, delle giocate dal vivo proprio qui su Twitch. Quindi insomma, stiamo cercando un attimino di snellire agosto per riprenderci anche noi, perché siamo sottoposti a, ragazzi, tutto l'anno costantemente a pressione lavorativa, live, contenutistica, eccetera, per poter stress. Ripartire con il botto. Simonate, no dai, a parte tutto, comunque ce la stiamo mettendo tutta, speriamo che il nuovo programma vi piaccia, tenetevi aggiornati sui nostri social, seguiteci ovviamente anche su Telegram, dove la community ovviamente viene aggiornata in tempo reale anche delle nostre novità, Discord se volete trovare persone con cui giocare al gioco di ruolo in generale, fare campagne o conoscere semplicemente persone nuove, Instagram per le novità e i Reel, perché abbiamo questo nuovo format che stiamo pubblicando con delle pillole relative al mondo di D&D e non solo, dove appunto
questi reel verranno pubblicati anche sotto forma di TikTok e di Shorts. Abbiamo visto che un TikTok è andato virale perché la gente ha riscoperto l'esistenza di Simone nel mondo dei vivi, quindi rimanete sui nostri canali perché non vi lasciamo a secco. Abbiamo ridotto solo un po' le cose perché siamo umani anche noi, abbiate pazienza. Quindi per gli aggiornamenti seguiteci sui vari social. Quindi grazie mille a tutti, grazie a Corvis anche per essere riapparsa qui abbronzatina. Appena posso torno, giuro. Esattamente, ciao Claudio, spero ti sia piaciuta Milano. E signori e signori, grazie mille per essere stati qui con noi, ci vediamo presto, un bacione, un buon inizio di fine settimana a tutti, godetevi il caldo, ma soprattutto le vacanze se le avete, fatele, vi meritate un po' di riposo tutti quanti. Io mi stiracchio. È un buon stiracchiamentandolo. Grazie a tutti. Dove sta il mouse? Ok, bella lì, ciao.